Gabuzza, finalmente il GEL ha ritrovato la strada maestra dopo un periodo di crisi, soprattutto in merito ai risultati che non arrivavano. Finalmente è arrivata la vittoria di San Cataldo, una vittoria che fa classifica, fa morale, i punti di distacco dalla zona playoff sono 6, mancano 3 turni alla fine del campionato. In tutta sincerità, ci credete al raggiungimento della griglia playoff? Ma noi certo che ci crediamo, fino a quando non c'è la matematica noi ci crediamo. Abbiamo avuto un mese un po' di appannamento, i risultati non arrivavano. Già con la Cavese abbiamo dimostrato che c'è stata la reazione, però non è arrivato il risultato. Però volevamo la vittoria a tutti i costi e con il derby del San Cataldo ci siamo riusciti, abbiamo fatto un'ottima partita e dobbiamo continuare così fino alla fine perché noi non molliamo, noi ci crediamo fino alla fine. Hai grande esperienza, lo riconosciamo, sono i dati che parlano, ma come ti spieghi la metamorfosi del Gela nelle ultime giornate di campionato? Il Gela brioso, vivace, che fine aveva fatto? Ma nel calcio sai bene meglio di me che ci sono periodi buoni e periodi negativi. Abbiamo attraversato il periodo negativo come tutte le squadre. È successo a noi, è successo alla Leonza, è successo alla Cavese. Ma ora è finito, siamo ripartiti come prima. Si è visto già con la Cavese, si è visto con San Cataldo. Si deve vedere già domenica con la Turris perché noi vogliamo continuare a far divertire il pubblico, anche per noi stessi perché è importante arrivare nell'obiettivo. Obiettivo, sperando già da domenica arrivare alla vittoria. E avete fatto pace finalmente anche con i tifosi. Sì, vabbè, i tifosi sono sempre stati sempre con noi, giustamente è normale quando si perde, ci si rimane delusi sia loro che noi, perché noi non è che vogliamo perdere, noi, se era per me avevo la bacchetta magica vincevo tutte le partite, però va bene così, l'importante è che c'è sempre unione tra noi e loro perché siamo una famiglia, insieme siamo una famiglia.